Io mi presento, sono Mario Candotto di Ronchi Regionali, provincia di Gorizia, e ho 90 anni. Ho subito la deportazione come resistente, perché nella mia famiglia avevo due fratelli partigiani, i quali sono caduti combattendo. Io sono stato arrestato con tutta la mia famiglia in Ronchi Regionali, perché è logico, da una spiata di due ex partigiani, purtroppo si sono venduti all'occupatore. Il perché non si è mai saputo, se per soldi o per rivalsa o per qualcosa altro. Ogni modo, lì quel giorno, il 24 maggio 1944, a Ronchi Regionali, è stato questo rastrellamento, sono stati deportati 70 persone, tra uomini e donne, tra i quali, ripeto, la mia famiglia, composta da mio padre, mia madre e due sorelle. In un certo senso la casa è rimasta vuota, perché i miei fratelli nel tempo erano partigiani. Forse questi due balordi, in un certo senso chiamiamoli, mi hanno fatto la spiata, però è stata un po' negligenza anche mia, perché mio fratello, venendo in permesso a casa, ha dimenticato il berrettino da partigiano con la stella rossa, e loro sono venuti dentro. La prima cosa che hanno fatto, sono andati nel water che era inefficiente e hanno trovato questo berrettino, e penso che di lì ha portato via tutta la famiglia. I risultati della Germania, delle sofferenze, cosa che abbiamo passato, non so se devo spiegare, perché è un po' dura per me anche. Però voglio citare due cose sole, no? Noi abbiamo sofferto tanto come uomini, ma penso a mia madre di fronte alle sorelle, al tabù che era allora, dover spogliarsi di fronte alle figlie, una 17enne e l'altra 23enne, no? Che penso che sia stato un trauma non indifferente. E penso, e su questo dico, le donne hanno molto sofferto più di noi, anche moralmente, anche non solo fisicamente, ma moralmente più che altro. Perché dico pure, trovandosi di fronte alle ragazzine 17, 16 anni, donne di 40, 50 anni, penso che allora, ripeto, era un tabù. Mia sorella mi ha raccontato un fatto che mi è rimasto molto impresso. Mario dice, era una donna grassa, appena arrivata, dice grassa, grassa, era inverosimile vederla nuda, dice, in quel senso lì. Due mesi dopo l'ho vista un'altra volta, siamo andati alle docce, era dimagrita, dice, era una cosa impressionante, e dice la pancia che ha diminuito, ricopriva persino la natura. E allora immagina, dice, come eravamo, ecco. Questo è un particolare, l'ho voluto specificare. Ogni modo, di mio padre non ho saputo poco, perché con lui sono rimasto 50 giorni e poi è stato trasferito. In certo senso, in principio, mi dicevano quelli che sono ritornati, che stava abbastanza bene, perché siccome mio padre era sacrestano nel paese natio, e era nella baracca, nel blocco dei preti, ma è rimasto un mese, due mesi, e poi l'hanno trasferito, l'hanno messo a lavorare, e di lì penso le carenze e le sofferenze, e il mangiare, la sporcizia dei occhi e tutt'altro, e le brutture del campo. In novembre ho saputo che, anzi, mia sorella sposata fuori dalla famiglia, gli è arrivata la comunicazione a casa nel marzo del 45, la comunicazione che mio papà è morto per inedia, hanno messo. Vorrei citare certi fatti successi dopo finita la guerra, dopo l'occupazione
di Eleati. Io sinceramente ho avuto molta fortuna, perché in principio sono andato a lavorare, mi hanno tirato fuori, sono andato a lavorare con la fabbrica, la BMW, e di lì ero sempre in fabbrica, ero sotto, almeno le intemperie non ho subito, si lavorava 12 ore, chiaro, sia che di notte che di giorno, almeno ero al coperto. Però dico una cosa sola, noi eravamo, non eravamo più uomini, noi eravamo pezzi, stick chiamati, no? E io mi sentivo un uomo in fabbrica, dove dovevo lavorare per loro, e sapendo che dovevo lavorare per la questione della guerra, però lo stesso mi sentivo un uomo, almeno perché ero davanti a me, avevo la macchina, il tornio, e lavoravo, e nessuno mi veniva a tormentare o una cosa o l'altra. Invece quando eravamo incorporati dentro nella massa, ero un numero, ero di fronte a tutte le brutture che sono successe nel campo. Le brutture noi abbiamo avuto nelle esperienze di guerra dal tempo dei romani, sono state le brutture, le atrocità, ma programmato, come ha fatto il Terzo Reich, programmare per l'eliminazione di una razza, per calcolare che l'uomo è un numero, come ha fatto il nazismo, penso che non so se arriva un altro dittatore simile che fa una cosa simile, perché dico pure, sono state le atrocità in tutte le guerre, anche oggi vediamo i filmati, una cosa o l'altra, sono atrocità da tutte le parti, ma come è stato programmato tra il nazismo e una cosa proprio da tedeschi, perché sono organizzati, io a dire la verità, come uomini, come nazione, sono bravi, però non dargli un cappello e un moschetto, questo è il tedesco tipico. Allora voglio raccontarvi certi particolari successi dopo la guerra. Dopo finito, noi eravamo nelle baracca, ho avuto molta fortuna, perché il nostro lager era una succursale di Dachau, e pertanto noi, il nostro campo, eravamo in 1500 circa, no? E perché si lavorava in fabbrica. E ultimamente, sapendo che si vedeva che gli americani avanzavano, hanno cercato di evacuare il campo e mandarli la maggior parte alla casa madre, che era Dachau. Io ho avuto la fortuna, sono rimasto lì, perché non avevano più mezzi di trasporto, sono rimasto lì a Trotzberg, nella bassa Baviera. E siamo rimasti in 350. Forse o per sapendo che era imminente la fine guerra, una cosa o l'altra, non siamo stati più tormentati. Lo stesso comandante del campo si vede che aveva la coda di paglia, vedeva la fine, che su questo. Dal momento che dal 10 marzo 1945, alla partenza dell'ultimo convoglio, noi siamo rimasti sui 350, che in certo senso brutalità in campo non si vedeva più, e qualcosa di mangiare si era anche aumentato, e pertanto questo voleva dire molto, perché almeno avevamo il tempo di spidocchiarci, o anche se non era proprio del tutto, ma in modo era, mi sono salvato, ecco, per dire la verità. Dico pure, avevo molta fortuna. Al 3 maggio 1945 sono arrivati alleati, logico, ci hanno aperto i portoni, ma noi quasi quasi eravamo già quasi lì, quasi una specie di liberi, perché i russi dentro il campo erano la maggioranza, hanno formato già il comitato interno, e lì ho saputo anche che
ha preso in mano un capitano dell'Armata Rossa che prima non si sapeva che era, nessuno sapeva che era capitano, altrimenti era eliminato, logico, no? Anzi, cercava sempre di venire con noi italiani, che siamo rimasti in 10 italiani, e cercava di venire con noi per imparare la lingua, l'italiano, perché poi abbiamo saputo che quando era in certo senso capo del comitato interno del Lager, no? Perché un giorno, prima che arrivano ancora gli americani, è venuto il Burgomaster del paese, della cittadella, che ci metteva a disposizione dei mezzi che per evacuare il campo. E questo capitano russo ha detto: no, dice, noi rimaniamo qua, non diamo fastidio a nessuno. Ma siccome i tedeschi pensavano che noi siamo rifiuti dell'umanità, eravamo zebra, no? Eravamo rifiuti dell'umanità, pertanto pensava alla nostra rivalsa verso la popolazione di vendicarsi in certo senso. E questo capitano russo, ma dico, perché pensa che qua siano dei rifiuti, in verità che siano dei barbari? Allora la prima cosa che ha fatto questo capitano è andato verso un istriano, un certo Laube di Albona, Istria, no? Che oggi è Croazia, in certo senso. Ha detto: tu cosa facevi di cosa civile? E dice: ero direttore, in tedesco, ero direttore del consorzio acque di Albona. Quante lingue sai? Dice: italiano, il croato, il tedesco, e dice: so un po' di francese, questo qua. No. Poi un altro, ha detto: ecco, vede, sempre in tedesco parlare. A ultimo gli ha detto: signor sindaco, o Burgmeister, perché un po' si capiva tedesco, perché o per forza o per onore, in certo senso si doveva capire un po' di tedesco, e capivo perché anche ho fatto un paio d'anni a scuola, l'obbligo, il tempo che si doveva parlare, anche imparare anche il tedesco. Ogni modo gli ha domandato: lei quante lingue sa? È rimasto questo sindaco. E piano piano era una delegazione, erano in 3-4, sono andati a casa. Questo è il primo fatto. Poi voglio raccontare un altro fatto che sono rimasto proprio scioccato. A fine guerra l'armata tedesca, essendo vinta, e passavano, erano prigioniere di fronte agli alleati, e queste colonne che passavano di militari, no? Erano anche certi ufficiali con le macchine in mezzo a queste colonne, e mi viene vicino un italo francese e dice: Mario, dice, sa che noi, dice, sequestriamo le macchine francesi ai tedeschi, dice, andiamo verso casa. E serio? Ma dico, ma noi siamo stati immabolati perché nessuno di noi sapeva neanche guidare, in certo senso. Allora lui si mette lì in mezzo alla strada, vede arrivare 4 ufficiali impettiti, tipo tedesco, no? E si mette in mezzo alla strada, era una Simca, una quelle macchine larghe, anteguerra, no? Larghe, proprio per ufficiali, oggigiorno sono le Mercedes. Ha detto: Raus, gli ha detto a questi ufficiali con l'autista, Raus, in tedesco, no? Che vuol dire fuori. Un ufficiale si alza e dice: ha cominciato a protestare. Lui è andato vicino, gli ha dato un scappellotto al berretto a questo ufficiale, l'ha buttato in quale. Noi eravamo io e un certo un poliziano, siamo arrivati così. Un fatto proprio eclatante, aver visto una cosa simile un giorno prima. Ti immagini dare un cappellotto a un ufficiale tedesco? Era una cosa inverosimile al tempo.
l'ufficiale piano piano ha preso il berretto, sono scesi, preso la macchina, il francese preso la macchina e andato via. Noi siamo rimasti a bocca aperta, proprio senza nessuna parola. Un fatto che succedeva. Poi voglio dirvi anche un altro fatto. Loro che sono super uomini, immagini, ecco, Levi ha scritto, no, se questo è un uomo, e questo qua era un uomo, questo ufficiale, se 10 minuti prima aveva la facoltà di mettere alla morte anche migliaia di esseri umani, tipo io. Un altro fatto, un fatto che la fame era sempre ormai incancrita dentro, che anche se avevi il mangiare fino alla gola, volevi sempre cercare di mangiare. Io e un polesano, questo che ho detto prima, no? Un giorno siamo capitati nella cucina, davanti alla cucina, dell'esercito americano, no? Andiamo lì, mi fa questo qua, un militare, Essen, gli dico, ci ha presentato un tegame, ma così, sarà stato 4 dita di carne e fagioli, uno di qua e uno di là, e mangia, e un cucchiaio, e dai, fino a che si arriva fino e non si poteva più. Lo stesso aveva lì l'ingordigia che era ormai incancrita in noi nel mangiare, pensando sempre che i manchi, no? Abbiamo dovuto lasciare il resto, no? Alla notte, rigettare e diarrea. Un male ha detto, Mario qua, devi stare attento, altrimenti lasci le pene dopo finito. E nel mentre, pochi giorni prima, abbiamo assaltato, siamo andati a prendere a un magazzino di viveri che era vicino alla fabbrica, siccome noi avevamo il campo in collina, e vicino alla fabbrica era questo magazzino di viveri di tutte le bontà umane, dai prosciutti al riso. Io ho trovato un cartoccio di 5 kg di cacao in polvere. Immagino, non l'avevo visto nemmeno a casa, anche prima della guerra. E lì, con questo, domandavo ai russi che avevano il riso. Avevano il riso e il burro, avevano barilotti di burro e il riso a sacchi, no? Che avevano, i russi che portavano su in campo. E io gli davo il cacao e loro mi davano questa cosa, che poi hanno visto anche che dove l'ho nascosto, me l'hanno rubato. Questo. Boh, in ogni modo sono andato avanti per non mangiare tanto, facevo riso col burro e un po' di cioccolata. E lì mi sono rintanato anche lo stomaco, altrimenti. Voglio raccontarvi il fine guerra, in certo senso la brutalità del campo e voglio raccontarvi come ho passato io, come ho ripreso il vivere dopo guerra. Ma non abbiamo avuto difficoltà per ritornare a casa, perché ci siamo arrangiati, eravamo, dico pure, in 10 italiani, ci avevamo arrangiati un po' a piedi, un po' in camion, un po' con gli inglesi, un po' con gli americani, fino al confine, che anzi il confine mi hanno fermato perché mi hanno fatto un documento a Trotsberg, mi hanno fatto un documento Ronchi Jugoslavia. Perché? Perché era l'occupazione di Tito i 40 giorni dell'Adriatico, di Kisterland, no? Che era il litorale adriatico. E lì mi hanno fatto, non so se era uno sloveno che ha fatto una cosa simile, in modo a Treviso volevo fermarmi. Jugoslavia.
Ma che io guardavo, ho detto, io forse no, quella la volta era la provincia di Trieste, no? Io abito in provincia di Trieste, ho detto, ora sono andato verso casa. Casa, ero il primo tra mie sorelle e mio padre, il primo arrivato a casa. E sono andato da una mia sorella sposata. E che vuoi? All'arrivo è logico che allora non si sapeva più, allora ho cominciato a dirmi com'era questo e lei voleva raccontarmi, no, dirmi che della morte di mio padre. Allora mio cognato dice: cosa vuoi dirgli che è appena arrivato? Gli diremo con la calma, no? E io ho captato, ho sentito qualcosa. Senti, dico, cara sorella, se i nostri genitori e le nostre sorelle, hanno sofferto come l'ho passata io, non ti dico chi arriva a casa, però i genitori, dico sinceramente, guarda, come abbiamo passato, ti dico sinceramente, non li vediamo più. E purtroppo è stato vero, perché mia madre non abbiamo mai saputo di lei. Mio padre, come ho detto prima. E poi mie sorelle sono arrivate a casa piano piano, una 2 settimane dopo. Abbiamo dovuto, in un certo senso, non poter più rimanere da mia sorella sposata, perché anche lei aveva la sua famiglia, aveva 3 figli, una cosa l'altra, e abbiamo dovuto metterci in testa di fare la vita nostra, no? E siamo ritornati alla casa dove era occupata. E sporadicamente, provvisoriamente, da un'altra famiglia, anzi è stato un bene con noi, così non è stata abbandonata proprio del tutto. Quando siamo arrivati a casa, loro sono andati via. Questo è stato un colpo duro per noi. Mi fermo perché che non mi venga il groppo. Ci mancherebbe. E siamo arrivati a casa, mia sorella, che era del 22, aveva 20, già 23 anni, siamo entrati, siamo rimasti così, come allocchi, guardandoci in faccia l'uno con l'altro, non saper come reagire. Non sapere perché. Mia sorella, l'ultima, aveva 17 anni, io avevo 19, in una casa, e l'altra aveva. E mia sorella ha preso la parte in balzo e ha detto: ragazzi, la vita continua. E così abbiamo dovuto tirarci sulle maniche e piano piano abbiamo. Però dico una cosa, nessuno abbiamo avuto l'aiuto da nessuno. Ammesso che tutti avevano le sue grane appena finita la guerra, ma siccome noi eravamo tre, in certo senso tre derelitti, così chiamati, e abbiamo dovuto per forza di cose andare avanti. Per dire la verità, appena venuto a casa da Germania si parlava, cioè, ma cosa vuoi contarmi? Cosa vieni fuori? Tutti hanno sofferto, tutti. E non si potevano nemmeno raccontare le nostre esperienze, le brutalità che c'erano, perché non ascoltavano. Ma cosa parli sempre quella cosa? Sempre quella cosa. Sappiamo che non esiste, che non è vero. Sono passati più di una generazione prima che noi abbiamo di avere il punto di parlare delle nostre esperienze. Perché prima, non so se era la mentalità o ancora le conseguenze della guerra, una cosa o l'altra. Perdeva il lavoro, invece mio marito sempre. Come mai, diceva mio marito, non devo parlare quello che ho passato, che ho subito? Mario, gli diceva il capo, non parlare che eri partigiano, che eri in campo di concentramento, perché erano i dirigenti, un po' tutti, quei più antifascisti lo licenziavano. Erano banditi i partigiani, gli dicevano banditi. Perché erano tutti fascisti dentro in cantiere, non Falcone, i capi, tutti fascisti. Perché sono stati passati, dico pure, più oltre 20 anni prima che noi, e poi ci hanno cominciato. Perché? Perché anche questi genitori degli studenti, anche loro non sapevano niente. Come
miei figli, la generazione dopo di me. E lì ho cominciato ad andare nelle scuole. Io ero sempre dentro nelle associazioni, sia dell'AMPI che dell'ANET, sempre in mezzo, logico, non potevo negare quello che era. E abbiamo cominciato ad andare nelle scuole. Ho avuto anche belle esperienze, belle soddisfazioni, perché sono andato 3 volte con il treno della memoria ad Auschwitz. Nelle scuole vado tutte le date, il giorno della memoria, quando mi chiamano, come noi dell'associazione di Rocchi portiamo ogni anno le scolaresche a San Saba a visitare il campo di San Saba, e poi quando facciamo anche delle gite andiamo verso, siamo andati un paio di volte a Mauthausen, a Dachau, e portato queste scolaresche per far conoscere. Perché oggigiorno mi ricordo quando andiamo nelle scuole, sono chi sta attenti a sentire, sono anche professori, perché non lo sanno, nessuno lo sono, se non leggi, è chiaro. Sì, la situazione, perché dico pure, sono andato 3 volte al coso della memoria, e sono 700-800 ragazzi erano, e quando si parlava erano sinceramente, ammesso che avevano 17-18 anni, no? Ma erano attenti, proprio attenti, si pensa che qualcosa arriverà delle nostre esperienze che raccontiamo in giro, perché purtroppo queste cose sono state successe. E voglio dire una cosa, del 46 un giorno vado a Trieste, sono da Ronchi verso Trieste, per, non so se mi ricordo se documenti per i miei fratelli partigiani, per riscuotere almeno qualche lira a quel tempo, no? Entro nel treno e sento, ma no, ma è vero, sono fotografie, sono testimoni che raccontano. E io sento, ma poi, ma sì, ma voi, ma come? Al XX secolo parlare di brutalità in quel modo lì? Ma io ho conosciuto un mio amico dottore, non è vero, sai, tutto è messo in scena. Logico che i vinti verso i vincitori devono subire. E lì i vincitori sono i vincitori. Ma sa, ma sono fotografie. Quelli che vengono dai campi, che erano i forni crematori. Io avevo 19 anni. Sentivo questi qua. E mi sono stufato e ho detto, scusi, posso? Prego, prego. Dico, tira fuori. Io sono un ex deportato di Dachau. Ma come lei si permette? Ho preso grinta proprio. Come lei si permette di venire a contare queste balle qua che non è vero? Io le ho subite, la mia persona. Ma sa, ma mio amico... E gli altri, allora ero cominciato lì, sì, che da Monfalcone fino a Trieste io ho sempre parlato, ho dovuto subire anche fino a Trieste lì, e mi sono proprio sfogato direttamente verso questa persona che non ha aperto bocca, a meno questo, no? Io sono andato in cantiere, sono ritornato in cantiere, ero operaio in cantiere navale. Sono tornato, mi hanno preso, lavoro ormai non era più né navale né aeronautica, si spallava macerie, una cosa e l'altra. Poi ci hanno mandato fuori da cantiere a fare il canale, in certo senso lavori manuali più che altro, no? Solo per tenerci occupati. E lì e subito è cominciata la questione politica. Nella nostra zona è stata occupata dalle truppe di Tito, nostre in certo senso, nostre, perché i miei fratelli e anche noi, sì, eravamo collaboranti tra l'esercito jugoslavo e i garibaldini. Noi eravamo proprio un comando paritetico tra le nostre parti, perché io abito a Ronchi dei Genari, le fasi del Carso sono a fine
paese, le famiglie del carcere parlano lo sloveno, pertanto loro erano sotto il partigiani con il comando al tempo jugoslavo. E il popolo nostro, sapendo che noi dal 43 no, da noi non era più Italia, era il litorale adriatico, la gente del luogo, dell'Italia, aveva poca cognizione, perché 20 anni, 25 anni prima da noi era Asburgo, l'impero asburgico. Pertanto la gente dell'Italia aveva poco amore, bisogna dire la verità, non era amante della nostra patria. E gli anziani erano, in un certo senso, per l'Italia era una matrigna. E ti immagini ancora i paesi sloveni ancora meglio, no? Era l'Italia. Noi. E pertanto abbiamo aderito. La maggior parte della popolazione del luogo ha aderito perché alla settima federativa jugoslava. Abbiamo aderito delle nostre zone che si erano incorporate nella Jugoslavia da allora. Socialista, la prima parola socialista, l'internazionalismo. Allora abbiamo detto, ma se noi abbiamo combattuto per il socialismo, per l'internazionalismo, perché non accettare, perché parlano un'altra lingua, indifferente il fatto. E anzi, noi siamo il cuscinetto dall'unione, dalla razza slava alla razza latina. Ecco il benessere che noi possiamo portare, come una seconda Svizzera. Però, e questo è il guaio, che ha subentrato il nazionalismo sia da una parte che dall'altra, e lì si combatteva uno contro l'altro su Tito sì e Italia no, Tito sì, Italia no. Questo è stato il nostro male della nostra zona, perché se noi dal bel principio si cercava di fare questo cuscinetto di uno stato indipendente tra l'Jugoslavia e l'Italia, dico pure che fossimo stati molto molto bene, perché da noi l'industria pesante era, la gente aveva una cultura superiore dall'Italia, perché bisogna dire la verità, quando del 19 in Italia e nelle nostre zone è venuto il censimento, l'unica regione d'Italia, la Venezia Giulia, era zero di analfabetismo nella nostra zona. Fuori logico che il Trentino Alto Adige anche no, perché era sotto il dominio, chiamiamolo dominio, o la sua patria, si sentivano austro-ungarici, tutti inutili. Nella nostra zona anche sono ancora vecchi che dicono l'Austria stavano bene, perché una che Trieste e dintorni era industrializzato, perché l'Austria non aveva altri porti, no? Era, il porto di Trieste era affiorito al 100% al tempo della dominazione austriaca, e pertanto, però hanno subentrato i nazionalismi, e lì e loro, i jugoslavi, sono anche nella nostra zona, sono ancora, bisogna dire la verità, sono ancora nazionalisti, forse peggio di noi. E questo è andato in fuzzo tutto quanto, perché io sono andato anche un anno dopo che il cantiere ha ridimensionato il personale, sono andato in Jugoslavia, ho fatto un anno a Belgrado, e lì ho visto che di socialismo non avevano niente, bisogna dire la verità. Sono venuto a casa deluso, sinceramente, deluso, perché prima ero scritto come giovane comunista, dico, sono di sinistra, sempre stato e sempre lo sarò, penso, che
ero iscritto al Partito Comunista, ai giovani comunisti. Sono venuto a casa e non mi sono sentito più, perché ho visto deluso da dove avevo puntato io il mio ideale, in certo senso è andato, sono stato rimasto molto deluso. E pertanto ho abbracciato anche il movimento anarchico al tempo, ma non abbracciato proprio, ma leggevo giornali e ho cominciato a condannare certi atteggiamenti, certi fatti, fatti dal Partito Comunista, e certe leggi che ha fatto anche Togliatti, poi i fatti dell'Ungheria, sì, che avevo contro i ex miei compagni e i miei oppositori di prima. In un certo senso ero sempre tra due fuochi, ma ora non mi lamento, perché la mia idea era quella, l'internazionalismo, e la base principale era il socialismo nell'internazionalismo, perché si diceva dal Carso qua fino a Vladivostok, che lingue, una lingua, una moneta e un confine. Questo era l'internazionalismo. Noi dicevamo lì del primo paese sul Carso, che parlavano lo sloveno, da Upakesela a Vladivostok, che tutto il coso russo. Invece abbiamo visto il risultato, che il comunismo è morto, una cosa o l'altra, e i popoli sono allo sbando, che oggi basta vedere questo qua. Adesso altro io non so, sono stato integrato lì in Italia, no? Ho fatto questo anno di Jugoslavia, poi sono venuto a casa, mi sono reintegrato e sono tornato dentro a lavorare in cantiere, e questo ho continuato. Oggigiorno sono sposato, ho due figlie e sono contento, perché ho compiuto quest'anno qua, ho compiuto 90 anni, però la mia idea era sempre questa. Sinistra è la... sono nato con la sinistra e sinistra muoio. La mia famiglia è stata in certo senso distrutta tempo di guerra, è logico che mantengo sempre, oggi è sempre resistenza.